Ansa Voice Magazine. Io non ho ambizione. Io odio questa vile prudenza che ci agghiaccia, che ci lega. Io odio questa prudenza, questa vile prudenza che ci agghiaccia, ci lega, ci rende impossibile ogni grande azione, padre! Ci riduce ad animali che attendono soltanto alla conservazione della propria vita, infelice, senza altro pensiero! Che diavolo è successo in oltre 2000 anni all'idea e alla pratica della prudenza per essere così disprezzata dal grande Giacomo Leopardi? Dopo che Platone, Aristotele e poi il pensiero cristiano da Sant'Ambrogio a San Tommaso l'avevano elevata a massima virtù. Perché improvvisamente la prudenza può agghiacciare, come dice nel film il giovane favoloso Elio Germano che interpreta Leopardi, e congelare l'uomo in una vita votata alla pura e semplice sopravvivenza? Eppure in queste settimane torniamo a parlarne davvero come di una virtù, al di là dei richiami del Presidente del Consiglio, del Ministro della Salute e Speranza. Una virtù necessaria a consentirci di andare avanti senza rischiare di tornare improvvisamente indietro. Una virtù indispensabile per passare attraverso le insidie del virus, continuando nonostante tutto a vivere, lavorare, sperare. Bentornati alla parola della settimana, che per l'appunto è prudenza. Potremmo dire in un certo senso che siamo alle solite. Il destino di una parola, che non è mai soltanto una per l'appunto, risiede nella sua storia, in quello che le è accaduto durante, diciamo così, il percorso. C'è un momento, infatti, in cui la tonalità del concetto di prudenza vira pericolosamente e un po' inesorabilmente verso l'idea dell'eccesso di cautela, verso l'immobilismo, addirittura verso la stagnazione. Aspettati veleno dall'acqua stagnante, diceva non a caso William Blake nel XVIII secolo. E in effetti la svolta per la vita di questa parola si ha con l'illuminismo, che per definizione sembra voler premiare piuttosto l'audacia e la spregiudicatezza delle scoperte, delle conquiste, dei rivolgimenti, dei superamenti. Non sappiamo quanto fossero o si sentissero intimamente leopardiani, battisti e mogol, ma una delle loro celebri canzoni parla chiaro. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Lasciamo stare poi il particolare, abbastanza ripetuto, diciamo, nei versi di Mogol, che poi questo essere meno saggio, meno prudente, meno stagnante, piuttosto azzurro e lucente, come dice lui, significhi poi in altri termini una cosa molto semplice: lascia stare quell'uomo noioso che non ti merita e stai con me. Eppure la storia della prudenza era nata invece proprio sotto il segno della ragione. Per Platone prima e poi per Aristotele, la prudenza era la regina delle virtù etiche, la prima delle virtù cardinali per i padri della Chiesa. Era cioè la capacità di discernere razionalmente tra il vero e il falso, non è poco, no? Di scegliere la cosa migliore da farsi, e in particolare per Platone è sostanzialmente sinonimo di saggezza. E infatti, dopo che già Matteo, nel suo Vangelo, ha provveduto ad esaltare la prudenza accostandola al serpente, senza peraltro limitare la capacità poi di rivoltare e cambiare il mondo, non avrebbe potuto evidentemente, dicendo siate prudenti come serpenti e innocenti come colombe al tempo stesso, San Tommaso ne fa il principio razionale dell'azione, recta ratio agibilium, cioè il ragionamento corretto relativo alle cose che si possono fare, cioè la guida sostanzialmente dell'agire pratico. Ecco, per tornare e restare alla musica italiana, si potrebbe allora forse dire che Daniele Silvestri mostra un'anima, per così dire, più tomista. L'apparanza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza. È un verso della divertente canzone Paranza, dove appunto la prudenza è davvero la ragionevolezza nella scelta dei comportamenti,
anche se stiamo parlando in questo caso, per sua stessa ammissione, di un latitante dell'amore e della vita di coppia, quindi forse Tommaso e gli altri padri della Chiesa avrebbero forse qualcosa da ridire, almeno sulla correttezza morale di tutto questo. Ma prima di loro, oltre 1000 anni prima di Cristo, c'erano stati gli insegnamenti di Amenemope, uno scriba dell'Egitto antico dell'epoca aramesside, un'opera letteraria con 30 capitoli di consigli su come vivere bene. Insomma, una specie di manuale di autoaiuto di quelli che spopolano oggi in libreria e che rifletteva un mutamento di valori dell'epoca, preferendo la sopportazione paziente e la pace interiore al raggiungimento dei beni materiali, ed esaltando per questo l'uomo silenzioso e prudente rispetto a quello invasivo, iracondo e fastidioso. Prudente, da cui deriva appunto prudenza, discende dal latino prudens, che è il participio presente di providere, ovvero provvedere. Per questo la prudenza è la scienza del bene e del male, che ci insegna a prevedere e giudicare le cose da farsi e quelle che invece è meglio non fare. L'altra parola che è stata associata a prudenza proprio in queste settimane è cautela. L'ha usata per esempio il premier Conte, che deriva dal latino cautus, che sta per cavtus, da cavere, cioè stare in guardia. Ricordiamo tutti la scritta cave canem, per esempio. E la radice è cav, cioè guardare, osservare e distinguere con accortezza. È così, d'altra parte, con la ragione, cioè, che ci si difende dal Covid e si raggiungono la saggezza e una lunga vita. Come mostra per esempio l'allegorica statua della prudenza sulla tomba di Francesco II e di sua moglie Margherita di Foix a Nantes. Ha un doppio volto, quello di una donna relativamente giovane e quello di un vecchio saggio con la barba, oltre ovviamente all'immancabile serpente, appunto, e allo specchio, che era un altro simbolo, diciamo così, legato alla prudenza, perché nello specchio ci si rispecchia, si riflette, diciamo, la verità di noi stessi, e poi anche al compasso, che è invece il simbolo della misura, che va di pari passo con la prudenza. Nell'allegoria della prudenza di Tiziano, invece, che è un quadro, vengono proposte le tre età dell'uomo, dalla giovinezza alla vecchiaia, sovrastate da un motto latino. Sulla base del passato, il presente prudentemente agisce per non guastare l'azione futura. Diciamo che un certo numero di capi di Stato alle prese con i rigurgiti della pandemia da Covid non potrebbero che annuire. Certo, come ci ha insegnato proprio Aristotele, tutto sta nella misura. Di prudenza, anche senza essere leopardi, si può effettivamente morire. Se poi addirittura si porta quel nome, il rischio è davvero grosso. È piuttosto nota la storia di una delle canzoni più celebri dei Beatles, dedicata a Prudence Farrow, sorella di Mia, che era talmente presa dalla meditazione trascendentale da non voler più uscire dalla sua stanza a Rishikesh, in India, né mangiare né vedere nessuno. Contro questo rischio di mortale stagnazione, Lennon e McCartney scrissero Dear Prudence.